Ciao Dave. Non so se ho Jin. Mo. Calma, lo vediamo subito. OTP Yumi. Oh no. Mi sa che abbiamo una Yumi support, ragazzi. Mi sa che inizio a risparmiare l'EP per farmi curare la bronzita. Gioca Rakan. OTP Yumi. With the correct name and you play Rakan. Cioè, ha scritto pure Yumi giusto. Bra. Ma non so se c'ho Lamborghini, raga. Non devo fallire. Oh, fammi vedere i champion. No, che fastidio. Non ce l'ho, Jin. Mannaggia. Facciamo Xayah Rakan? Facciamo Xayah Rakan, dai. Un pick che vale tanto. Comunque se usa l'abilità compra gli oggetti. Almeno quello, più che altro, rispetto alla Draven di ieri, questa Sona almeno attaccava i minion e non stava sotto torre. Almeno era utile, qualcosa lo faceva. La Draven di ieri sera era stata parecchio. Tutti che vogliono vedere Ashe. 16 voti su Ashe. Tutto il mondo in una freccia. Veramente inaspettato, posso dirlo. Posso restarne stupito, perché non mi aspettavo tra tutti questi champion, cioè Vayne, Jinx, sono molto penso più usati. Jinx ha solo 3 voti. Cos'è che Ashe che vi ispira così tanto? Se è per insegnare, meglio Ashe. Viareggio, W cugino e il suo pisellino. Allora, in realtà io non è che consiglio particolarmente Ashe per giocare, cioè Ashe intanto la facciamo con la fretta. Lei ha fretta. Quindi la facciamo così. Allora, io non è che consiglio particolarmente Ashe per giocare, perché Ashe c'ha un piccolo problema, ovvero è un palo. Si basa solo sull'attacchi base, ok? E con l'esplode build fa fatica, quindi comunque sia dovete per forza fare determinate cose. Vabbè, fa niente. La facciamo lo stesso. Allora, mettiamo Lial. Va bene anche il barrier. Chi se ne frega, tanto voi non dovete aiutare il support, è il support che deve aiutare voi. Io preferisco sempre il barrier, perché ha meno cooldown e potete baitare di più la gente. E ovviamente dà più scudo rispetto alla cura che vi dà Lial, però Lial ovviamente è vita che potete usare anche successivamente, invece lo scudo è solo per qualche secondo. Trattamento Evelyn real life, vuole proprio farsi bannare, lei prima o poi le arriva il ban, eh? Remor! Ashe di Arinaran penso che sia uno dei pick più divertenti. E ragazza la lotta più Yumi, esatto. Cugino, io non mi sono mai appassionato alla classificata. Per migliorare, mi consigli di cominciare? No. Fai normal con gli amici. Questo è il modo migliore per giocare a LOL, secondo me. Se io non streamassi e volessi giocare a LOL, ci giocherei in normal con 5 amici. Ah, attenzione, abbiamo Maro! Maro! Lui ha 1.600.000 punti su Master Yi! Come fai, caro mio, a giocare Master Yi? E avere 2 milioni di punti. Mamma mia. Ragazzi, io non dico niente. 2 milioni di punti su Master. Porca puttana. Allora, facciamo la lacrima, così spammiamo più spesso la V. No, però... Sentite, dobbiamo fare la fretta build. Chi se ne frega. Benvenuti nella landa degli evocatori. Cioè, Gino, io gioco Pantheon con lo porca. In questo periodo trovo solo team inguardabile. Da jungle non mi creano mai situazioni da gank e faccio solo delle sconfitte. Come posso fare? Prova a giocarlo non in jungle allora. Puoi giocarlo top, puoi giocarlo mid, puoi giocare anche addirittura support Pantheon. Io aspetterò con ansia il turno di Aphelios. Una sola partita basterà per rendermi felice. Ode, mi sa che però sarà la prossima settimana. Anche perché non ce l'ho Aphelios e non è nei prossimi acquisti. Buonasera a tutti ragazzi, ciao Aten, buonasera. Sì sì, Rakan è l'OTP Yumi, certo. Poverino. Cerca la pace, ma preparati alla guerra. Real life vuole essere carriato, va bene. Dai, real life, se ti becco contro, magari dopo impari qualcosa anche tu. L'ho imparato dalle KDA. Gioco sempre con i miei amici, ma sono rimasto solo perché sono andato in vacanza. E vabbè, guarda che non è che non tornano più. Torneranno. Vabbè, è come quando saluti un amico. Ehi, ci becchiamo domani allora. Ah, sì, sì, a domani. E non ha più loggato per 5 anni. Vabbè, succede, però magari sono questi amici che sono andati via ad aver fatto questa cosa. Sono perso un po' di messaggi prima, vabbè, non fa niente, troppo divertente. Ok, mi fa piacere che si sia piaciuta la signorina Caitlyn. Qua stiamo aspettando Seraphine, altrimenti non prende l'exp. Aspettate sempre che ci sia
anche il buon support vicino a voi, così prende l'exp e almeno fate il 2 insieme, ok? Come si fa a livello 2 in bot? Pensate sempre a questa cosa. Il livello 2 in bot si fa... Oh, vai, 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 questa è buona. Sono in mezzo ai nostri minion, prendono il cazzo. Prendono. Io ho lethal tempo pure. Cazzo! Preso per bene. Oh. Ecco. Perfetto. Ecco, come si fa a livello 2 in bot? Stavo dicendo, facendo doppia e poi uccidendo un minion. Ecco qua. Livello 2 fatto. Ok. Oh, cos'è che hanno sbagliato sti pazzi? Whoopi Ash, beh, non ho fatto niente, si sono ammazzati loro. Allora, qua uno potrebbe dire, cugino, tu stai smurfando. No, non sto facendo niente. Hanno sbagliato loro. E appunto, è qua che noi andiamo a imparare meglio a giocare. Qua cazzo è successo? Che c'era un Pantheon che ha rubato le cose. Quindi vediamo l'errore che è stato fatto e cerchiamo di capire perché era un errore e soprattutto per come non rifarlo. Questo che ho fatto io è stato un grave errore. Però vabbè, sti cazzi, non sono morto. Dai. Allora, loro cosa hanno voluto fare? Hanno detto, andiamo dalle spalle e facciamo il gank. Se avessero aspettato Pantheon, perché Pantheon era qua, magari avrebbero fatto il red con lui, gankavano in tre e ci ammazzavano. Ma non hanno aspettato il signor Pantheon. Quindi che cosa è successo? In 2 contro 2 magari vincevano. Però, dato che erano dalla nostra parte, c'erano i 6 minion che intanto li attaccavano. E i minion a livello 1 fanno molto danno. Ok. Kai'Sa con questa runa qui sì, è molto forte, tutto quello che volete, però non è riuscita comunque a shottare Seraphine. Poi c'ero io con l'età al tempo che a un certo punto sono arrivato che attaccavo molto più di loro. Quindi evitate di fare questa cosa. Molti giocatori ignorano... Esatto, Anakin ha scritto proprio quello che stavo per dire. Molti giocatori ignorano del tutto il danno dei minion. Il danno dei minion, ragazzi, a livello 1, i primi livelli, è altissimo. Ok? E lo è anche in late, in realtà. Se non avete lifesteal o del sustain, farete molta fatica a fightare in mezzo ai minion. O a tankarvi delle wave in continuazione. Cugino, grazie alle tue live sono migliorato su LOL. Grazie mille, tu credo. Grazie mille della sub. Bentornato col quarto mese. Ciao, Braver Cash. Buonasera, benvenuto. Ok. Codice, mi puoi cambiare il titolo della live che abbiamo finito di fare le orb regalate? Quindi toglimi la prima parte. Buonasera Nayuki. Mi raccomando, votate al sondaggio che sta per apparire. Sì, abbiamo fatto prima, ragazzi, i regalini. Se siete qui da prima, mi spiace, li abbiamo già fatti. Ok, qua picchiamo un pochino. Oh, l'exhaust. Molto bene, Emma Attack, grazie anche a te del Prime. Ben arrivato col sesto mese. Buonasera cugino, come stai? Sta bene. Un'altra cosa che sto facendo, non do troppo la priorità alla mia V, non so se avete notato, ma prima potevo fare la V tra un attacco e l'altro e non l'ho fatta, anche se avrei potuto, però cerco di dare molto di più la priorità agli attacchi base per staccare l'età al tempo quando fight la gente. La V magari me la tengo come così, come passo nella manica un attimo, anche se potrei spammarla di più, però ricordiamoci di non spammare troppo perché poi rimaniamo senza mano, ovviamente se non startiamo con la voce. Tipo questa qua la possiamo fare così, una bella V. Ah, l'ha salvato Seraphine senza voler... Oh, no, è morto, scherzato. Va bene, va bene, va bene. Troppo i minion non stanno tankando la torre. Facciamoli pushare un po' più velocemente. 6 secondi alla V. Perfetto, perfetto. È stata perfetta questa cosa. E ovviamente star lì non era un'ottima scelta perché giustamente noi pochiamo. Lei aveva poca vita e quindi è andata male. Allora, andiamo. Scherzi, sono aggiustati ora la cifra giusta. Che cosa, Asbulla?
Cioè, così è la stessa. Cos'è la cosa della skin? Quale skin? Non vedo nessuna skin. Uffa, io qua voglio prendere questi, però va bene, dai, prendiamo questi. Abbiamo le scarpette attack speed. Più attack speed abbiamo, meglio è adesso, anche perché abbiamo letal tempo e tante belle cose. Sei due con gatto? No, ragazzi. No, non, niente duo. E le duo sono terminate. Mettiamo un po' più giù. Manca ben tornato. Ciao, Kazam, buonasera. Fa piacere. Grazie, please, qual è la canzone dell'abisso? Quella di Pike. Grazie per avermi fatto scoprire l'esplodi build. La sto spammando e anche a Delo pseudo alto funziona. Grande facco. Spero Codice che stia facendo il suo lavoro. Tra la sub di prima e questo bel messaggio di facco. Vai Codice, sai cosa fare. Ragazzi, vi stiamo tapparellando tutti. Poi vi spiego cosa vuol dire. Ciao cugino, perché solo fino a Gold a Challenge? Perché ragazzi, portare 5 account contemporaneamente a Gold è lunga. E quindi... cioè, già portare la Gold è lunga. Figuratevi portarne 5 account, in, non so, Platino o cose così. Io non so nemmeno se riesco a fare in tempo prima del reset del rank a fare il Gold su tutti e 5. Cioè... immaginate, sapete quanto tempo ci si vuole a fare il gold? Ok, vi dico io, se si vincono 20 LP a partita e si vincono tutte le partite, io devo vincere 20... no, devo vincere quante partite? 5 partite per 4, quindi 20, 20... devo vincere 60 partite per fare da ferro 4 a gold 4. 60 partite, senza contare le promo che sono altre 9 partite. Ok, quindi devo... ma perché sono andato back? Vabbè. Dicevo, devo vincere 69 partite... se le vinco tutte mi danno 20 LP e non me ne danno 20, ne danno 17. Quindi devo vincere 69 partite solo per fare il gold. 69 partite. Bene, quante partite faccio a sera? 4, 5? Ok. Quante le gioco alla settimana? Una volta. Quindi, io faccio tipo 5 vittorie a settimana. Ok? 5 vittorie a settimana. Quante settimane ci metto a fare 70? 70 diviso 5 quanto fa? Quanto cazzo fa 70 diviso 5? Che cazzo ne so? Non c'ho voglia di pensarci. Ok, 14. 14 settimane. In quanti mesi ci sono 14 settimane? 3 mesi e mezzo. Ok, 3 mesi e mezzo. Significa che tra 3 mesi è novembre. E mezzo siamo dicembre inoltrato. Mettete che ne perdo qualcuna, niente, avete già capito. Il reset dell'elo c'è a inizio gennaio. Io devo portare 5 account entro inizio gennaio a gold. In questo ritmo. Ok, questa è la sfida, capite che non è facile. Quindi, cioè, è un po' tanto. Se le vinco tutte, ci metto 3 mesi e mezzo, e ne perdo una, è come se avessi perso del tempo, dovrei tornare. E se le vinco tutte, considerando se le vinco con 20 LP, e non vinco 20 LP, ne vinco 17... quindi sì, ci si metterà un po'. La Z l'è finita? Sì, la Z è stata finita. Ora, avete capito? Non è contento se ti fa saltare le divisioni. Non me le fa saltare. Non credo che tu ce la possa fare con tutti gli account, ma vabbè. Al massimo facciamo la maratona di Capodanno e sarà soltanto per fare il gold in tutti e 5 i ruoli. Qualcosa si deve fare. Questi sminchi in MR diventa un macello, esatto. Capite? Ragazzi, non sarà semplice. Ok, bisogna considerare pure che se arrivi a gold in mid, per esempio, non devi giocare di nuovo mid. Ok, quello sì, quello sì. E almeno ci possiamo concentrare di più su altro. Oddio, chi cazzo ha flashato qua? Apprezzo molto Seraphim. Ci stanno ultando. Oddio, che culo, ha ultato di merda. Bene, bene. Alla fine ci siamo salvati. Benissimo, lui lo uccidiamo con la ulti. Mi ero tenuto il mana e la ulti apposta per un eventuale dive stupidino. Ora sta caricando la lancia. Mamma mia, ragazzi!
Mamma mia, ragazzi! Ma cosa abbiamo fatto di Serafin? 2v4, vaffanculo, uccisi tutti! Mamma mia, Serafin! I bait! Che gli abbiamo fatto a questi ragazzi? Porca puttana, che brava! Full team XD! Yes! 2v4! And we killed all! Perfect duo! Mamma mia, ragazzi! Basta. I send you my boobs. No, ho sbagliato, una è rotta. Ecco. Take my boobs. Ormai c'è questa cosa da ieri sera. Si escono le tette quando succedono le belle azioni. Benissimo. Ok, ok. Allora, continuiamo con la nostra bellissima fretta build. Esplodi build, laserato, oddio, come sono scritte male qua. Andiamo con la velocità d'attacco. Vogliamo colpire più persone contemporaneamente. E alla mia no, Anakin. E vai, cugino, ho appena trovato Fiora, progetto con una cassa Extech che ho fatto con Fiora. Però ancora non trovo una skin per Nasus, che è il mio personaggio preferito. E ancora non sono mai andato una partita in negativo con Nasus e mi ha anche insegnato a farmare, a frizzare la wave. Chi ti ha insegnato a fare questa cosa, Mirma? Molto bene. E così questa finisce su YouTube, assolutamente. Cugino, io ho scrittato dato fortunato, però visto che me ne sono dovuto andare a dormire non ho più visto cosa ho vinto. Me lo puoi spiegare? Niente. Cugino, ha detto la mia girl che se fai 30 kill mi manda un nudino. E se ne faccio meno glielo mandi tu a lei, va bene? Ok. Mi mettete pressione? Sì, oh cazzo. Ma perché sono sempre contro Kaiser? Bene, spacchiamo tutto con l'Herald. Questo è un buonissimo Herald. Ci prendiamo un'altra bella torre. Bene, bene. Il nostro Mastery con 1.600.000 punti è imbattibile. Ecco qua, secondo hit. Ecco qua, ragazzi, mamma mia. Tasto destro e Ashe contenta. Bella roba. Che dite, ve la facciamo un'altra duo con questa Seraphine? La aggiungiamo agli amici, se la merita? Comunque, cugino, volevo condividere con te la chat una piccola esperienza che mi è successa in queste 2 settimane in Sicilia. Ero andato in un paesino chiamato Scigli. E mi stupiva vedere letteralmente la porta delle cassette delle persone più anziane aperte, magari per far girare l'aria. So che magari non è una nulla di che, ma per me è una città grande come Roma. Mi faceva strano vedere una situazione da paesino così. Mi ha affascinato molto come cosa. Comunque, buon game. Eh beh, ci sta, ci sta. Sono delle cose carine, effettivamente. Io non sono nella friendlist, quindi niente orb. No. Dovete entrare nella friendlist prima, quindi aggiungermi agli amici. Comunque non sono mai in duo con Gato, ragazzi. Queste partite, questa challenge non la facciamo in duo con nessuno, ok? Proprio io in solo che faccio questa cosa in tutti i 5 ruoli. Così da magari poter dare qualcosa, un aiuto a chi magari vuole vedere un champion in un certo ruolo, nel ruolo classico dove si gioca. Poi tranquilli, più avanti, dato che appunto non ho tempo di farle tutte, più avanti faremo magari il prossimo anno una scalata con solo troll pick in tutti i ruoli. Sicuramente vorrei fare la Z Challenge Road to Gold, cioè giocare tutti i campioni almeno una volta e vedere dove vengo piazzato, ok? Secondo me ci sta come cosa. Tutti i champion almeno una volta e vedere con quanti riesco a vincere, quanti no, bla bla bla. Una challenge dopo la Z, sì. Spero solo di non incontrarti in solo Q. Vabbè, sono in live, mi vedi e non starti mentre sono... mentre sto cercando il game. Magari puoi startare, mi becchi in squadra insieme e ci divertiamo. Facciamo le tattiche. Un nemico è stato ucciso. Dove sono i nostri nemici? Oddio! Mi hanno trovato. Sloviamo. Ah. No, caro mio, non si poteva fare niente. Ma proprio niente! Oh, questo mi attacca, aggressivo. So quanto faccia bene. Oh, vabbè, non ho molta vita. 15 HP sono più che sufficienti.
Quasi quasi resto qua, anzi. Insomma, ne frega. Fotte sega. Vabbè. Allora, ovviamente ragazzi, più saliamo di elo, più le cose iniziano a farsi più complicate, ok? Anche per me. E vabbè, cioè, generalmente sono abituato a giocare in bronzo, bronzo basso, quindi... Bronzo basso, ferro alto, quelle cose lì. Quindi, quando arriverò in silver, di certo, magari mi aspetto di avere più difficoltà, ok? E quindi capiterà l'occasione, come appunto tu chiedi, come giocare a DC quando sei behind. Magari il team sta giocando male o cose così. Sicuramente capiteranno le occasioni. Per ora tutti i miei team le stanno vincendo, eh? Cioè 2-0, 2-1, durando delle buone squadre. Però per rubarglielo l'ha smettato un pochino male. Ok, facciamoci questo. Io vorrei trovarti per provare un game contro il re dei troll pick. Mamma mia, Gittax. Ma adesso non sto facendo i troll pick. Però va bene, sì, quando capiterà, assolutamente. Questo Pantheon non poteva nulla. Quanto slow Ash, cioè guardate che fastidio che dà. E questa è una cosa molto forte. Ash è un bel champion da team, perché voi date fastidio, potete fare la E, no? E vedete, non so, gli obiettivi. Io generalmente consiglio sempre di fare lei sui campi, cioè sul red e sul blu nemico. Così vedete se ci sono, oppure se lo stanno facendo, o comunque prendete il timer del campo, ok? Almeno lo vedete quando respawna. E quindi avete informazioni. Quindi sempre nella giungla nemica per vedere dov'è il jungler, a meno che casi eccezionali. Adesso è un po' inutile perché siamo ovviamente molto avanti nella partita, però all'inizio del game mi avete visto fare per esempio la E qua. Poi è un ottimo champion da engage perché appunto ha la ulti, e potete far iniziare i fight e potete sloware tantissimo le persone, quindi molto utile. Molto utile Ash. Per esempio adesso stunniamo qualcuno. Qua Sejuani avrebbe dovuto continuare con la Q, però non fa niente, tanto non lo uccidevamo probabilmente lo stesso. Due inibitori fatti, drago fatto, siamo super avanti, a 30 kill non ci arriviamo, niente nudino per questo bravo ragazzo, però siamo soddisfatti noi, va bene? Va bene lo stesso. Ah, ma allora noione, non l'avevo ancora visto. Ma continuiamo a kaitare, continuiamo a smontare gli attacchi base la gente. E dare molto fastidio. Peccato, volevo fare penta già che c'eravamo. Vabbè. Oddio. Molto bene, molto bene, molto bene. Ce l'abbiamo fatta. Usa Varus, adesso piano piano li facciamo. Senza morire, senza morire. Cioè, fosse durata 2 secondi in più, premeva E, Ione, e morivo per il così. Senza morire, oddio, oddio. Sì, ce l'abbiamo fatta. Paoletto, forse italiano Paoletto. Onorato. Paoletto è stato molto bravo. Adesso glielo scriviamo, tra l'altro. Dov'è? Bravo Paoletto. Aspetta. Mi dispiace per il signor OTP Yumi, contro, e prima era in squadra con me, Robledo GGVP. Ottimo. Ottimi danni, io e Paoletto abbiamo carriato di brutto, veramente. Oh, ma siamo proprio amici, basta, lo aggiungo agli amici. Guardate qua, doppio cuore. Sei Ita? Cosa mi hanno dato? Cos'è? Sì, bro. Ok. Seraphine è il tuo main? Vediamo un po'. Mamma mia, che bravi, mi hanno onorato. Ragazzi, onorato da un mastery con 1.600.000 punti. No. Azz. E chi è il tuo main? Facciamo conversazione. Vediamo un po'. Lux Brand. Ah, molto bene, molto bene. E come mai, allora, hai scelto Seraphine per questa partita? Conversazione, ragazzi. Conosciamo nuovi amici.
Sono curioso. In realtà non me ne frega niente. Buonasera Lila, ciao. Non scrivo qua mai qui perché solitamente ti seguo su YouTube per questione di tempo, ma ci tenevo a dirti che hai una personalità davvero bella, mi rilassa un sacco guardarti. Adesso io ho appena detto non me ne frega un cazzo, ho fatto delle domande e poi hai una personalità davvero bella. Va benissimo, ti ringrazio. Oltretutto sto imparando molto su LOL grazie a te. Allora Lila, si chiami Lila, sì, benvenuta, mi fa piacere, perché contro Rakan è forte per vari motivi. Ah, molto bene. Allora, adesso, ne so di più. Cioè, vabbè, allora, grazie dell'onestà. Boh, non so cosa dirgli più. La mia conversazione è finita molto male. Scelta tecnica. Sei uno che ne sa. Io questa cosa, per esempio, non la sapevo. Infatti, a un certo punto, lo hai fermato e sto piccione non ha potuto fare nulla. Diamogli... ok, sì, abbastanza, ecco, diamogli manforte, facciamogli vedere che abbiamo capito e tutto. Chiedi se ti conosce. Ti piace la laserata? Aspetta, dovresti provarla con la laserata build. Sai cos'è? Visto che mi avete detto chi li si ti conosce, adesso lo scopriamo. Finalmente scrivere una live su Twitch, ti guarda sempre su YouTube. Allora Soundwave, benvenuto. Ah, dettagli, grazie del benvenuto, è un piacere. Vero, hai ragione. Come? Allora, sì o no? Ma... quindi la conosci? Guarda cugino, come il cugino tira, si tira l'acqua, insomma, bisogna farlo, pubblicità ragazzi, self publishing. Ora avevo usato le rune per super, ma siccome stavo 10-0 al minuto 5 ho cambiato item. Infatti hai fatto bene, stavo 10, infatti hai fatto bene. Yes bro, allora passiamogli alla live. Ma allora mi conosce, ottimo. Io ho fatto la fretta build. Volevo fare l'esplodi build, ma su Ash è meglio questa. Parliamo in gergo tecnico, ragazzi. Poi possiamo farne una duo con lui, secondo me è simpatico. Vuoi farne un'altra? Conversazione, ragazzi, come vedete qua stiamo facendo amicizia. Decisamente, vai. Ok, aggiungiamo un po' a letto. Come si fa? Ok. Ma cosa ho fatto? Paoletto. Presidente Lia? Benvenuto, benvenuta. Non so, presidente, grazie mille del Prime. Ed ecco qua. Dai, ok. Di dove sei? Di Bologna. E tu?